Buongiorno a tutti, carissimi amici e followers. Oggi ci troviamo qui, in questa piazza, che sarebbe Piazza San Basilio, dove c'è l'omonimo convento di San Basilio. È una piazza che io ho sempre un po' criticato, perché questi splendidi alberi, in realtà, sono splendidi in un parco, diciamo, no? Ma in una piazza del genere, che dovrebbe mostrarci nel suo splendore il palazzo del convento, non ci stanno bene perché lo coprono e non si vede. Quindi architettonicamente è sbagliata questa scelta di mettere piante di alto fusto a ridosso della facciata dei palazzi, perché poi i palazzi non si vedono. Quindi secondo me tutte le piante troppo vicine alla facciata andrebbero sicuramente eliminate, e anche perché questi sono cedri, quindi sono piante non particolarmente rare, quindi si possono, diciamo, sacrificare e piantarne altre in luoghi più idonei, ecco. Perché qua per esempio ci sarebbe anche la chiesa, ma la chiesa non riusciamo a vederla in tutto il suo splendore architettonico, perché gli alberi la coprono. Ecco, quindi consiglio mio: tagliare una decina di queste piante, queste che ci stanno proprio davanti, e cercare di valorizzare questa piazza, che è una piazza poi molto ma molto bella, eh. Quindi qua si potrebbe fare come Piazza Regina Margherita, piena di tavolini con tutti gli studenti che banchettano, e anche perché qui c'è l'università, ecco, l'università, facoltà di lettere, quindi palazzo dell'università, palazzo moderno rifatto da pochi anni, per cui gli studenti potrebbero trovare molto comodo usufruire di questa piazza resa più bella dallo sfoltimento, diciamo, della vegetazione. Diciamo, fino qua potremmo lasciarla, mentre invece questa seconda parte, proprio davanti al palazzo, si tratta di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 alberi. Questi 14 alberi io li taglierei e li si ripianta, non gli stessi chiaramente, si ripiantano degli alberi in altro loco. Buongiorno, ciao!